perché ho aperto un canale YouTube. Aprire un canale YouTube non ha solamente dei vantaggi. Nel mio caso il vantaggio principale è che è una fonte di sfogo per poter parlare di quello che mi piace senza tediare nessuno a cui non interessi. In più, comunque, è una cosa che mi diverte, mi piace, insomma, bla 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 bla. Ma quali sono i lati negativi dell'aprire un canale su YouTube? Ormai sono 5 anni, ragazzi, è quasi il mio YouTuberversario, ecco. Quali sono appunto gli svantaggi e le cose negative dell'aprire un canale su YouTube? Lo scopriamo oggi con Spreferiti di Gio per gli spreferiti di essere uno YouTuber. Non sono tantissimi in realtà, però vorrei approfondirli lungamente nei limiti della vostra attenzione, ecco. Supportatemi, mi raccomando, con un bel mi piace. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi e cominciamo. La prima cosa che sicuramente non solo gli youtuber ma in generale i social media manager hanno come svantaggio dell'aprire un proprio canale social è l'ansia da follower. Allora, io sono una di quelle che non sa guardare i follower, infatti vedete sia sul mio profilo di Instagram che sulla pagina Facebook che su questo canale stesso che i miei follower non sono tantissimi, ma sono sicura che sono tutti follower attivi, veri, che comunque mi seguono con piacere, almeno spero. Però c'è una sorta di ansia, soprattutto quando inizi ad aprirlo, con l'aspettativa di oh mio Dio, diventerò una social media manager famosissima, una youtuber famosissima, e in realtà poi non è così, perché tutto va a seconda dei gusti delle persone che ti seguono, a seconda delle tendenze, insomma ci sono un sacco di cose da guardare per poter aumentare i propri follower senza comprarli, ovviamente, perché comprare i follower non è una bella pratica, sappiatelo, una cosa che io disdegno totalmente. Il motivo per il quale appunto bisogna vedere questa cosa con assoluta leggerezza, nel senso non è che bisogna avere l'ansia appunto di oh mio Dio, ancora solo meno di 200 follower in 5 anni. L'ansia da follower è una cosa che viene in assoluto, viene a tutti coloro che aprono un canale YouTube o comunque un canale social, però bisognerebbe eliminarla perché appunto è meglio avere pochi follower ma veri piuttosto che 10.000 ma falsi. Poi la fama arriva, cioè arriva quel momento in cui crei un contenuto pazzesco e poi la gente ti segue. Arriverà quel giorno, io lo so che arriverà quel giorno. Un'altra cosa che mi mette un sacco di ansia, e questo purtroppo mi mette ansia ancora adesso, l'organizzazione delle tempistiche. È una cosa che da quando ho aperto il canale comunque mi mette l'ansia. In realtà quando ho aperto il canale facevo i contenuti così a casaccio, cioè senza un calendario, un'organizzazione, un palinsesto preciso come adesso. E perciò diciamo che l'ansia, tra virgolette, c'era per quanto riguardava le letture, perché se mi seguite dall'inizio sapete che io inizialmente facevo video solo sui libri e quindi ogni volta che finivo un libro avevo, tra virgolette, l'ansia di dover fare il video recensione di quel libro. Però in realtà non era una vera e propria ansia perché non avevo delle scadenze. Da 2 anni a questa parte, intelligentemente, seguendo alcuni consigli di youtuber affermati, ho iniziato a fare un palinsesto preciso. Ma questo cosa significa? Significa che ti devi organizzare con anticipo, cosa che non si riesce a fare sempre, appunto, durante tutto l'anno, ecco, in realtà. Poi bisogna essere costanti, bisogna essere precisi e puntuali, insomma, via dicendo, bisogna organizzarsi prima e programmare le cose, però appunto, ripeto, non sempre si riesce a fare le cose con anticipo e quindi viene l'ansia, oh mio Dio, tra 2 giorni esce un video, non l'ho ancora fatto e devi stare lì a correre dietro i contenuti e via dicendo. Quindi un po' d'ansia c'è ed è un po' uno svantaggio perché sono cose che andrebbero fatte de petto e invece purtroppo alcune volte bisogna organizzarsi. Altra cosa che mette un po' l'ansia è la preparazione dei contenuti. Passo a specificare, intendo proprio avere l'idea, questa cosa assolutamente etere e bellissima. Quindi, come dicevo inizialmente, bisogna avere delle belle idee che possano attirare appunto gente sui propri canali, in particolare su YouTube dove bisogna chiacchierare. Di conseguenza, preparare i contenuti non è sempre facile. Io ho provato ad aiutarmi tematizzando, appunto, come avete visto negli ultimi mesi, ogni mese con un tema, quindi sicuramente questa cosa restringe un po' la cerchia dei contenuti che si possono portare su un canale e ti dà una mano ad avere l'idea giusta per quel dato giorno. Però in passato e anche adesso devo dire sinceramente è diventato molto difficile creare dei contenuti interessanti per il canale perché si è parlato di tantissime cose, di cose di cui parlare ce n'è veramente un'infinità, ma di cose che mi interessa dire appunto su questo canale non sono più tantissime. Mettersi lì
e preparare l'idea appunto per il dato video su quel dato argomento per il dato format è sempre sempre più difficile. Di conseguenza anche questa è una cosa che mette un po' ansietta ed è un po' uno svantaggio, perché poi il problema è che quando non hai idee viene uno schifo e poi la gente non ti segue più e fa tutto schifo. Ultima cosa scontatissima, che è un po' uno svantaggio dell'aprire un canale social, sono gli haters e i rompipalle, che sono due cose diverse. Allora, gli haters sono quelli che per presa di posizione decidono di farti commenti negativi, di mettere il dislike, di parlare male di te, in generale queste cose, ma io non ci do tanto peso perché sono veramente pochi, fortunatamente, cioè appunto avendo pochi followers chi mi segue, comunque è gente che normalmente segue i miei video, gli piacciono e via dicendo, e sono fortunata in questo senso. Gli haters fanno parte un po' di questo mondo tecnologico, social e via dicendo, quindi ne devi prendere atto, ecco, è uno svantaggio, ma ne devi prendere atto. L'importante è che non diventi una cosa invasiva, tipo che questo condivide il video e ne parla assolutamente male, cioè è sempre meglio avere un dialogo maturo e sincero, magari non nei commenti pubblici, ma in privato, ecco, se qualcuno ha qualcosa da dire, però se sono critiche costruttive io le ho sempre accettate senza problemi. I rompipalle invece sono quelli che magari ti seguono bene, ti seguono tanto, ma fanno commenti a sproposito, cioè per dire, a me è capitato, magari ve ne siete anche accorti sotto i miei video, che il rompipalle è sempre dietro l'angolo. Il rompipalle è quello che ti commenta a sproposito dicendo quanto sei bella, come sei bella, che bel video, un bacione, ti seguo. E lì sono i rompipalle, nel senso, a me fa piacere che comunque aumenti nei miei commenti, aumenta un po' l'hype di qua e di là, mi fa piacere, mi lusinga. Però quando mi commenti magari anche i video che non sono ancora usciti solamente perché sono lì sul canale, magari l'anteprima o cose del genere, soprattutto a sproposito, cioè se commenti un video, commenta l'argomento del video, non stare a commentare me o... Non ha senso, se ne rompi palle se fai così, ecco. Quindi questi sono un po' gli svantaggi. Solo quattro svantaggi, ma come avrete capito sono svantaggi che influiscono negativamente sulla mia psiche e penso anche tutti coloro che vogliono, hanno intenzione di aprire un canale YouTube, quindi siete avvisati. Fatemi sapere se conoscete altri svantaggi del mondo social qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like di supporto. Se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente, a maggior ragione dopo aver fatto questo video, ci mancherebbe altro. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo con il prossimo video domani con TV Joe. Invece ci vediamo con il prossimo Spreferiti di Joe il 7 di maggio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!